Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori e bentrovati su Radio Saiuz per un nuovo appuntamento con Osservatorio Antimafia in compagnia di Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale da Treviso, Rosario Moreno. Ciao Ciao Rosario, non Rosario. ti vedevo mai. Buonasera, buonasera, non mi vedete, Non... non mi rivedete, non mi vedete. No, non posso, devo andare sulla regia io. Sono Salutiamo nascosto. Massimo Bonella, il responsabile di pianeta oggitv.net. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, buonasera a tutti, buonasera a tutta Bari e un saluto a Rosario, naturalmente sempre lì alla sede centralissima della grande Treviso, città d'arte. E salutiamo naturalmente l'immancabile Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000. Ciao Aaron, Ciao Aaron. bentrovato. Buonasera, buonasera a voi, Antonella, Ugo, Massimo, Rosario, tutti quanti radioascoltatori. Bene, Aaron, grazie come sempre per aver accettato l'invito anche questa sera. E passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti e poi torniamo in studio per parlare con te degli ultimi articoli pubblicati su Antimafia 2000. Prego, Massimo. Sì, grazie Antonella, un saluto anche a Ugo che a volte mi dimentico di salutarlo, lo vedo inquadrato, spero tutto bene Ugo. Sì, no, c'ho quelli della volta scorsa, i saluti della volta scorsa. Ah, perfetto. Allora, alle 22:04 prendiamo la linea qui da Venezia. Dunque, ho detto anche un saluto alla grande città di Treviso, questa città d'arte, cittadini, tutti artisti sono, speriamo che lo siano, insomma, no? Poi magari Rosario ci dirà qualcosa, magari su spazio aperto parleremo di questa cosa qui. So che ci sono molte iniziative in quella città, in quella provincia, sulla Marca Trevigiana, iniziative interessanti, ecco, sull'arte, sulla cultura, su rievocare un po' la storia di questo territorio che di storia ne ha parecchia. Dunque, arriviamo con le notizie, allora riprendiamo la notizia che è ancora in corso, come avete sentito tutti, penso oramai è stata diffusa anche dai TG nazionali, c'è stata una forte esplosione ad Ankara, si parla di almeno 5 morti, una potente esplosione ha investito un convoglio di soldati nei pressi di un complesso militare nel centro di Ankara, capitale della Turchia. Ci sarebbero almeno 5 morti, diversi sono i feriti, però il bilancio è provvisorio. Dalle immagini delle televisioni turche mostrano una densa colonna di fumo che si leva da edifici nel centro della città. La deflagrazione è avvenuta vicino al Parlamento turco e nei pressi dell'edificio dove ha sede lo Stato Maggiore delle Forze Armate turche. Veniamo sempre all'estero, Cina. La Cina ha installato un potente sistema di missili terra-aria su una delle isole al centro delle dispute territoriali nel Mar Cinese meridionale. Lo ha reso noto Fox News in base all'esame delle foto satellitari. Lo schieramento dei missili, che è un ulteriore passo del rafforzamento militare nell'area, è stato anche confermato dalle autorità di Taiwan. Ed ora abbiamo una piccola novità perché introduciamo anche le notizie dalla vicina Istria, l'Istria terra una volta italiana. Qui vive una comunità, una grande comunità degli italiani che spesso noi nelle trasmissioni la citiamo, gli diamo spazio, soprattutto qualche anno fa, adesso per dei problemi diciamo, più che altro tecnici è venuto a meno, ma vorremmo riprendere questa collaborazione con la comunità degli italiani, con Unione Italiana, in modo particolare Maurizio Tremul, presidente della giunta esecutiva Unione Italiana, perché queste persone stanno dando un grande esempio, organizzano veramente parecchi incontri culturali, si parla molto di arte, di teatro, insomma, persone che andrebbe dato loro uno spazio mediatico non poco, insomma, ecco, perché se lo meritano. Molte sono le iniziative culturali in quella regione. Dunque, noi qui abbiamo
praticamente la newsletter della settimana, un po' un notiziario dell'Unione Italiana con tutte le iniziative di questa settimana. Ve le do una, come dire, una scorsa abbastanza rapida, perché sono tantissime, come ho detto prima, si danno da fare molto, lavorano moltissimo queste persone verso quelle che sono appunto questi argomenti, anche la stessa promozione della legalità, insomma, stanno dando, insomma, un bellissimo esempio. Allora, iniziamo subito con ci sono state delle conferenze mediche, lezione alla scuola di Buie, poi ancora, e siamo in Croazia, perché ricordiamo che l'Istria è, come dire, divisa tra Slovenia e Croazia, la comunità degli italiani purtroppo divisa da un altro confine, quello sloveno e croato. Poi si prosegue, c'è un articolo che parla del giorno del ricordo, la celebrazione al Senato italiano, poi ancora conferenze mediche, tappa questa volta a Rovigno, poi ancora seminari UPT, tutta l'eccellenza della scuola della CNI, Comunità Nazionale Italiana. Dunque, ho perso qua, mi è andata via la comunicazione, la linea praticamente. Un attimo solo, purtroppo con queste nuove tecnologie, ecco, succedono anche di queste cose. Dunque, che comunque perfezionare. Massimo, mentre tu cerchi, io sì. Informo, ricordo dei nostri ascoltatori che in questo momento siamo anche presenti su Radio Favaro Veneto, su Radio Reno Web e su Radio Sismondi Libri. Quindi è una ulteriore apertura di Radio Science, nuovi canali, vero Rosario? Sì, sono nuovi canali in beta test, soprattutto Radio Favaro Veneto sono in test, però che vedremo come gli sviluppi, come verranno avanti. Eccoci, che siamo. Sono importanti. Eccoci siamo, dunque grazie intanto a Antonella. Allora, seminari UPT, tutta l'eccellenza della scuola CNI, poi a seguire piano finanziario Edit, la giunta esecutiva decide, altre informazioni, poi a seguire Film Istria, corsi per giovani video market targati Unione Italiana, educazione e istruzione, ecco l'attivo consultivo, si prosegue Castelvenere, si riuniscono i presidenti delle comunità degli italiani, Trieste, cittadinanza a Simone Cristicchi, poi ancora giorno del ricordo, conferenza a Capodistria. E dunque ricordo che lo possiamo leggere, questo si terrà a Palazzo Gravisi, sede della comunità degli italiani Santorio di Capodistria, il 19 febbraio, con inizio alle ore 18, un importante evento dedicato al giorno del ricordo. L'iniziativa si deve all'organizzazione congiunta dalla comunità degli italiani di Capodistria, dell'Unione Italiana, del comitato 10 febbraio e dell'Accademia dei Risorti di Capodistria. Il tema che i relatori Michele Piulicci, Giuseppe Parlato e Alessandra Genti Tremul affronteranno è la consapevolezza della storia per costruire la pace. La storia del Novecento sul confine adriatico orientale, alcune riflessioni e chiavi di lettura storiche sulla giornata del ricordo. La serata sarà moderata dalla giornalista di TV Capodistria Silvia Stern. Dunque, questo è per quanto concerne l'informazione anche dalla vicina Istria, dai nostri connazionali che vivono in Istria slovena e in Istria croata. Ecco, è la prima volta che inseriamo un po' una novità, che inseriamo questa nuova rubrica, la riprenderemo anche nelle prossime settimane. Allarghiamo quindi questa collaborazione con la comunità degli italiani, con Unione Italiani. Maurizio Tremul, che spero magari di averlo anche qui ospite su questa trasmissione. Ricordo sì, che è una cosa che mi riguarda, Radio Favaro Veneto, emittente che nell'85 era in FM stereo, in non stop music per un piccolo periodo, adesso cerchiamo di ripristinarla grazie all'aiuto di Radio Science in web, quindi prossimamente ci sarà un suo dominio ben preciso e la potremo quindi diffondere in lungo e per largo, quindi si amplia il progetto, diciamo, di Radio Science di Rosario Moreno, appunto circuito Radio Science con una rete radiofonica web.
Alle 22:13 non mi resta che dare la linea a Bari per la conduzione di spazio di osservatorio antimafia. Scusate, ma quest'ora inizio anch'io a essere un po' stanco. A te, Antonella Entranò, con Ugo Lombardi, buona trasmissione. Noi ci segniamo al termine per gli ultimi aggiornamenti. Grazie Massimo. Nel frattempo tentiamo di recuperare il collegamento con Aaron e purtroppo è stato perduto e non riusciamo a riconquistarlo. Comunque, mentre siamo in attesa di poter parlare con lui sugli sviluppi che ci sono stati circa la deposizione di Massimo Ciancimino, andiamo a dare una prima lettura alla homepage di antimafia2000.com, il cui direttore, ricordiamo, è Giorgio Bongiovanni, assieme al vice direttore Lorenzo Ballo. Dunque, l'editoriale, che troviamo sempre in alto a destra della homepage del sito, è affidato a Francesco Saverio Lodato, Falcone di Matteo, Il passato che non passa. Editoriale nel quale vengono messe in parallelo le vite di Falcone con quella di Nino Di Matteo. Effettivamente le similitudini sono tante e altrettanto inquietanti. Basti pensare allo stato di isolamento in cui questi due giudici si sono ritrovati ad operare per la legalità e per la giustizia, e basti pensare agli ultimi sgambetti, se vogliamo, fatti dal Consiglio Superiore della Magistratura proprio nei confronti di Nino Di Matteo, bocciando la sua candidatura per la direzione antimafia. E quindi vi consiglio di leggerlo, perché sicuramente fornisce, cioè, una prospettiva estremamente aderente a quelli che sono i fatti a cui stiamo assistendo in quest'ultimo periodo. Ancora troviamo Ciancio e il concorso esterno per il GIP, reato non definibile. Questo sempre a firma di Aaron Pettinari. Camorra, altro argomento di particolare attualità. Dunque, scusate un attimo, perché stasera abbiamo noi anche qualche piccolo problemino. Ecco qui. Allora, dunque, tornando alla home page, mio fratello Antilio Manca, altro che suicidio, di Miriam Cucco, la conferenza in ricordo della morte appunto di Attilio Manca. Ancora di seguito, Ciancimino Junior sull'arresto di Rina, i carabinieri riconobbero il contributo di mio padre. Questi sono tutti articoli, quelli di cui vi darò adesso in ordine cronologico i titoli, sono tutti articoli scritti successivamente alla deposizione di Massimo Ciancimino. Vediamo se nel frattempo riusciamo a recuperare Aaron. Sto provando, Antonella, sto provando a recuperarlo, però non mi sta cuore. Sì, adesso appena posto, Rosario, anche io, perché c'è qualche problema, toglierò, ecco qui. Ecco, è ritornato Aaron. È tornato Aaron? Sì, mi ha risposto finalmente, ecco qua. Lo sto chiamando, vediamo se riusciamo ad agganciarlo. Io intanto, Rosario, vado avanti con... Vai avanti con la rassegna. Sì, poi non appena abbiamo Aaron in linea magari... Se vedi che hai dei problemi, togli pure il video, non ti preoccupare. È quello che sto cercando di fare. Ma tu lo sai che qui, insomma, le cose non sono sempre semplici. Va bene, andiamo avanti. Allora, dicevamo, Camorra, il boss pagano, si dissocia e annuncia un memoriale. Io spero che si riesca a riprendere quanto prima la linea con Aaron Pettinari, perché questo è un suo articolo. Ciao Aaron. Ciao. Guarda, ero proprio giunta alla lettura del titolo del tuo articolo, Camorra, il boss pagano, si dissocia e annuncia un memoriale. Sì. Questa del... Vabbè, ci ritroviamo a partire da qui, Aaron, per una pura coincidenza, ma poi naturalmente parleremo di quella che è stata la deposizione di Massimo Ciancimino. Sì. Dunque, questo boss, il boss pagano, ritira fuori un discorso molto caro ai vari aderenti alle mafie, alla Camorra, all'Andrangheta, Sacra Corona Unita, eccetera, che fu tra l'altro anche questo motivo di trattativa, se non ricordo male, e cioè il dissociamento. Sì, la dissociazione, sì. Sì. Il tema della dissociazione. Sì, era uno dei punti del papello di Rina.
E nel corso della storia abbiamo avuto, diciamo, varie fasi in cui si è parlato della dissociazione da parte dei boss. Appunto, ah, Aaron, perdonami se ti interrompo, ma c'è Massimo che sta chiedendo con urgenza la linea perché pare ci sia una novità dalla Turchia. Prego. Grazie, scusami. Prego, okay. Massimo. Massimo? È in linea, però non arriva la voce. Niente. Va bene. Eccoci qua. I problemi tecnici purtroppo questa sera sono sia a Bari che a Venezia. Allora riprendo la linea, volevo solamente appunto scusarmi con Aaron perché c'è questa notizia che merita di dare subito. Dunque la Turchia utilizzerà il proprio diritto all'autodifesa. Dopo gli attacchi odierni siamo più che mai determinati a difenderci dentro e fuori i nostri confini. Sappiamo che useremo il nostro diritto di autodifesa in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni occasione. Così il presidente della Turchia, Erdogan, dopo l'attentato contro un convoglio militare ad Ankara, che abbiamo dato appunto, se vi ricordate, prima la notizia, che è costato la vita ad almeno 28 persone, quindi abbiamo anche l'aggiornamento delle notizie, non si parla più di 5 persone morte, ma bensì 28. Prosegue questo Erdogan e dice: continueremo la nostra lotta contro le pedine che effettuano tali attacchi e contro le forze che stanno dietro di loro. Insomma, la situazione si sta un po' complicando a nostro avviso. Alle 22:19 è tutto per questo aggiornamento, nuovamente in linea a Bari. Antonella. Grazie Massimo, ridiamo subito naturalmente la parola ad Aaron. Prego Aaron. Sì, no, stavo spiegando il fatto che appunto il tema della dissociazione non è un tema nuovo per quanto riguarda le varie criminalità organizzate. Se ne era parlato sin dagli anni 90 appunto con il papello di Rina e poi a più riprese negli anni successivi è un tema che è stato continuamente riproposto. Penso, e tra l'altro un tema che ha trovato anche per un certo periodo una certa sponda politica. Ricordiamo due casi su tutti: l'ex presidente della Camera, ex presidente della Commissione Antimafia, Luciano Violante, che si disse in un primo momento si disse favorevole nei primi anni 90 proprio al tema della dissociazione in un'intervista al settimanale Radio Corriere TV. Di fatto parlava apertamente della dissociazione, invocando ai mafiosi di dichiarare i propri delitti, uscire dalla mafia e in cambio avere una pena ridotta. Quello non era però chiaramente in cambio di una collaborazione con la giustizia, una forma alternativa, cioè di fatto il per chi non conoscesse cosa significa il termine di dissociazione, significa che praticamente il mafioso di turno può riconoscere i propri delitti in cambio di alcuni sconti di pena, però al tempo stesso non accusare tutti i delitti della consorteria mafiosa criminale. E questo è chiaramente si tratterebbe, non è previsto dal nostro ordinamento giuridico, è stato previsto per quanto riguarda i terroristi durante il tempo del terrorismo, ma terrorismo e mafia, per quanto possono essere andate a braccetto per certi periodi, non sono proprio propriamente la stessa cosa. Per quanto riguarda la mafia è molto 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 più dannoso per Cosa Nostra, quindi significa che porta degli effetti sicuramente maggiori pro Stato la collaborazione con la giustizia, ovvero che il mafioso non deve solamente denunciare i reati che ha commesso e quindi dissociarsi e dire che non fa più parte di quella consorteria criminale, ma deve anche dichiarare tutto quello che sa rispetto ai crimini efferati dalla consorteria mafiosa criminale. Per quanto riguarda Pagano, diciamo appunto è un riproporsi ennesimo di questo tema. È avvenuto, come dicevo, a più riprese. Addirittura c'è stato nell'agosto del 96 un ex parlamentare, Melchiorre Cirami, che
fece una proposta di legge, quindi se ne discusse molto in Parlamento di questo fatto per, proprio per i mafiosi. Che appunto singolare è che è uno dei punti del papello di Rina, e il fatto che se ne parli ancora oggi, insomma, ci fa tenere su una certa allerta a tutti quanti gli addetti ai lavori. Questo perché, Aaron? Perché c'è effettivamente Aaron. Beh, sì, il perché è l'allerta, perché di fatto è un riproporsi dei soliti temi. Io non vorrei, purtroppo per noi sta accadendo che si sta tornando a parlare di mafia in un certo modo. Penso al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che sta risollevando un vespaio di polemiche, quando si tratta, se non in maniera specifica, non si tratta di un reato che è specifico, però è l'unione di due reati, quindi di fatto si può sicuramente prevedere il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Questo è tra l'altro non è vero, come dicono molti, che dicono soprattutto gli avvocati di Contrada, dell'Utri, o adesso c'è addirittura un giudice che l'ha detto, per quanto riguarda il concorso esterno, che non è stato ammesso, non si è arrivati a un processo nei confronti dell'editore Mario Ciancio, esatto. L'editore del giornale in Sicilia. Di fatto sta creando una situazione paradossale, a mio avviso. Con piacere ho notato, ho letto dalle notizie che comunque il presidente del tribunale si è diciamo discostato da quelle dichiarazioni messe in sentenza da parte del giudice, in quanto di fatto dice che il reato di concorso esterno è comunque prefigurabile. Questo sicuramente è un elemento importante, dopo che nel giorno di oggi quasi sembrava che dal Tribunale di Catania non prendesse proprio le distanze la tipologia di reato che era stata pensata addirittura da Giovanni Falcone. Difatti, a proposito di Falcone, Aaron, questo mi spinge a chiederti un commento sull'editoriale che questa volta è stato affidato a Francesco Saverio Lodato. Falcone Di Matteo, il passato che non passa. Sì, sì. Ecco, nell'editoriale, come dicevo anche in apertura, le due vite di questi due magistrati sembra che siano destinate ad avere un percorso molto molto simile. Ma sicuramente dal punto di vista dell'isolamento è un po' assistere la storia che si ripete, l'isolamento dal punto di vista sia istituzionale e, se vogliamo, anche dal punto di vista interno della procura. A mio avviso, così come Falcone veniva caricato di processetti e veniva osteggiato anche all'interno dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura quando non è stato nominato a procuratore capo di Palermo, allo stessa maniera oggi il CSM erroneamente decide, o ancora non ha deciso, di dare il giusto merito a un magistrato come Nino Di Matteo, che si è occupato di inchieste importantissime e delicatissime, addirittura alla Procura Nazionale Antimafia, preferendogli figure che per carità nel loro lavoro sicuramente hanno fatto delle cose buone, però hanno sicuramente meno titoli di Matteo. Addirittura quella elezione fu anche collocato al 12° posto, cioè siamo proprio all'assurdo. Il magistrato più scortato, più minacciato d'Italia, che si trova e si occupa di inchieste delicate, che si trova ad essere valutato al 12° posto e non essere riconosciuto quello che era, all'avviso nostro ma anche di altri addetti ai lavori, un suo merito, quello di poter andare come procuratore aggiunto alla Procura Nazionale Antimafia. Aaron, la città di Milano ha conferito al giudice Di Matteo la cittadinanza onoraria.
Questa è una notizia che troviamo sempre su Antimafia 2000 nel settore Mafia News in cronaca. Aaron, è più facile che Nino Di Matteo veda riconosciuto il suo valore, il suo merito, il suo lavoro, il suo impegno dai cittadini o piuttosto che dalle istituzioni? In questo momento i segnali sono sicuramente questi, cioè di fatto a Milano ha detto sì alla cittadinanza onoraria, l'hanno detto nei giorni scorsi i 9 comuni in Abruzzo, Pescara compresa, hanno dato la cittadinanza onoraria a Nino Di Matteo. Ci sono state altre città che hanno dato la cittadinanza onoraria a Nino Di Matteo, Bologna, Modena, adesso altre che non mi sovvengono, non mi vengono in mente, però ci sono una serie di appunto città e quindi istituzioni, consigli comunali che hanno deciso di dare il proprio sostegno al magistrato, ricordiamolo, condannato a morte da Rina, e per cui vige ancora oggi un attentato nei suoi confronti, un progetto di morte che non è stato affatto ritirato secondo quelle che sono le dichiarazioni del pentito Vito Garante. In merito sappiamo anche che si sta cercando un titolo qui a Palermo, ancora non è stato trovato, e speriamo veramente che non si debba mai arrivare a versare nuovamente il sangue nelle strade del nostro appropriato paese, terra di Sicilia e in Italia. Sì, posso dirti di sì, a mio avviso è più facile che i cittadini onesti, che singole parti e le istituzioni o comunque rappresentanti politici singolarmente diano la propria solidarietà a questo magistrato, esprimono la propria vicinanza. Fino ad ora le prove che abbiamo sono che nei suoi confronti c'è più ostilità che altro. Questo avviene dai vertici delle istituzioni. Abbiamo avuto un Presidente della Repubblica in passato che ha distrutto le intercettazioni telefoniche sue con un imputato al processo di trattativa Stato Mafia, anziché renderle pubbliche e quindi dimostrare che non aveva nulla da nascondere, parlo di Giorgio Napolitano. E oggi abbiamo lo stesso un Presidente della Repubblica che, come Sergio Mattarella, che pur essendo un familiare di vittima di mafia, ancora oggi non si è mai espresso apertamente per dare sostegno, esprimere una parola di sostegno nei confronti di Matteo. Abbiamo registrato lo scorso novembre che almeno il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha voluto dare la propria vicinanza, unico nell'ambito istituzionale politico a schierarsi da questo punto di vista. Ai noi, come dicevamo prima, anche all'interno della magistratura, purtroppo in questo momento, e questo forse è la cosa che fa più male, sembra esserci una certa intolleranza nei confronti di Matteo e le inchieste che porta avanti, e questo è forse il dato che più di tutti accomuna il magistrato di oggi di mafia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all'epoca. Dovrebbe essere solo gelosia. Gelosia di lavoro, invidia professionale. Poi invidia professionale. In parte potrebbe essere una sorta di invidia professionale. Sappiamo benissimo che ci sono state queste cose ai tempi di Falcone, e possiamo anche dire che ai tempi di che Falcone fu osteggiato proprio anche da fraterni amici. Io ricordo che il 25 giugno 1992 va ricordato che Paolo Borsellino, quando nel ricordare proprio l'uccisione di Giovanni Falcone, la memoria di Giovanni Falcone, parlò di Giuda che tradirono all'interno del CSM la fiducia di Falcone, tradirono con quel voto mancato all'interno del CSM per la nomina a procuratore capo dell'ufficio istruzione capo dell'ufficio istruzione di Palermo al posto di Antonino Caponnetto. Al suo posto venne preferito Antonino Meli, che non si era mai occupato di mafia, e questo la dice lunga su quello che era accaduto al tempo. Oggi forse non siamo nella medesima identica situazione nei fatti, ma nella sostanza sì. Ed è questo quello che preoccupa di più,
perché nonostante tutti gli amici di commessi, tutti i gesti di assoluta delinquenza, di devastazione che la mafia è riuscita a fare, non siamo ancora riusciti ad imparare niente sostanzialmente. Questo è un paese, scusate, che non ha memoria, ma nemmeno la memoria più recente. Però qualcheduno che ancora un po' di memoria ce l'ha, Aaron, l'abbiamo trovato. E mi riferisco a Massimo Ciancimino. Massimo Ciancimino, siamo nelle fasi del processo della sua testimonianza. Sicuramente Ciancimino sta dando o raccontando una serie di fatti che ha vissuto, quei fatti che lui ha vissuto in prima persona. Si tratta di una deposizione sicuramente molto importante e molto delicata all'interno del processo trattativo antimafia. Come abbiamo detto più volte, Massimo Ciancimino, con le sue dichiarazioni, a prescindere dalle vicende che poi lo hanno riguardato, lui stesso con le sue dichiarazioni, ricordiamo, è imputato a questo processo a causa delle sue dichiarazioni, è imputato al processo trattativa Stato Mafia per concorso esterno di associazione mafiosa ed anche per il reato di calunnia nei confronti di Gianni De Gennaro. Ma nonostante questo, nonostante questi aspetti, lui comunque racconta tante cose, e ci sono, anche addetta la stessa Procura di Palermo, la stessa accusa, come era avvenuto fuori durante il processo del rito abbreviato nei confronti di Nannino, sempre di trattativa Stato Mafia, c'è una grande quantità di documenti che Massimo Ciancimino ha portato e che sono incontrovertibili, che sono firmati, riconosciuti, che sono del padre e che raccontano un pezzo di quella storia, di quel dialogo della trattativa, di quel dialogo tra rappresentanti delle istituzioni, carabinieri e il padre di Ciancimino. E questi dati sono un pezzo importante della storia che fino agli inizi del 2012 era stato ancora celato. Grazie a Massimo Ciancimino ha acquistato la memoria a politici di primissimo piano, Violante compreso, oppure penso a Martelli, penso alla dottoressa Ferraro e penso a tanti altri. Le dichiarazioni successive sono successive alle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, le dichiarazioni di Giovanni Conso, che disse di aver avuto in perfetta autonomia, aver scelto di non prorogare oltre 341 bis. Insomma, ci sono una serie di cose che sono venute fuori dopo e che sono partite proprio da quell'intervista del dicembre 2011 su Panorama, da parte appunto di Massimo Ciancimino. Bene, Aaron, un attimo, perché Antonella e Ugo sono caduti la linea. Massimo, no, ci sei? Dimmi, Aaron. No, non c'è problema, io posso anche raccontare insomma altri aspetti. Per quanto riguarda appunto Massimo Ciancimino, l'ultima cosa importante che sicuramente ha detto riguarda quella che lui chiama la fase B della trattativa, ovvero il fatto che il padre e il padre insieme a Provenzano ha dato un contributo fondamentale poi per la cattura di Salvatore Riina. Questo a detta di Ciancimino sarebbe stato anche riconosciuto dai carabinieri. Poi dopo sappiamo com'è andata la versione, qual è la versione ufficiale della cattura di Salvatore Riina, il capo dei capi, nel gennaio del 93, 15 gennaio del 1993, però in base al racconto di Ciancimino ci sono anche lì delle fotocopie di mappe, ci sono dei dati che vengono forniti di cui parla appunto Massimo Ciancimino, che ci sono stati dati delle mappe segnate da Provenzano ai carabinieri per individuare quantomeno la zona in cui si nascondeva il capo mafia corleonese. Una serie di elementi che vanno sicuramente tenuti in considerazione e sono importanti per capire quanto è avvenuto in quel biennio stragista. E diventa anche importante proprio per
anche verificare e capire bene adesso da un punto di vista processuale il peso che verrà dato a queste dichiarazioni. E l'udienza scorsa si è conclusa, adesso il processo riprenderà domani in trasferta a Milano per sentire Ezio Cartotto e Monticciolo, quindi ci si sposta, diciamo, come argomento più verso la parte della trattativa che ha portato, diciamo, all'avvicinamento a Forza Italia, quindi per tramite di Marcello Dell'Utri tra mafia Dell'Utri e Berlusconi. Con Ciancimino si riprenderà in un secondo momento i primi di marzo. Volevo sapere una cosa, questa per quanto riguarda me, perché mi interessa il discorso di Ciancimino, ma veramente c'è stato un periodo, ci sono alcuni, scusa la mia ignoranza in materia, vero Aaron? Prego. Dove diciamo la testimonianza di Ciancimino non viene presa sul serio, è vero questo? Cioè, Massimo Ciancimino, il problema, la sua testimonianza non viene presa sul serio per il semplice fatto che ci sono alcuni documenti che sono emersi in maniera contraffatta. Io rispondo che Massimo Ciancimino, così come risponde la Procura di Palermo, ovvero che Massimo Ciancimino è credibile nella misura in cui quello che lui dice è direttamente riscontrabile o con dichiarazioni ulteriori di altri soggetti o con la prova di documenti, e di questi documenti ci sono. Poi ci sono anche altri documenti che sono, diciamo, contraffatti, a suo dire di fatto quel pezzo di carta in cui c'è un post-it appare contraffatto, dove c'è un riferimento a Gianni De Gennaro. Lui dice che quei documenti gli erano stati forniti da un soggetto dei servizi segreti che lui chiama il signor Franco, e di fatto quasi inconsapevolmente, diciamo, è come se è stato incastrato, così come dice anche altre cose, altri aspetti. Il nome si è preso alcuni reati, diciamo, che è accusato di calunnia dalla procura di Caltanissetta da parte di De Gennaro, di altri soggetti, perché avrebbe indicato il signor Franco, questo signor Franco, come alcuni soggetti appartenenti al servizio, come persona vicino, per esempio, allo stesso De Gennaro. Per questo si è beccato delle calunnie. Il processo è ancora in corso, prima di dire se Ciancimino sia un patacaro o meno, dovrebbero essere quantomeno conclusi gli altri processi. Prima di quello non lo possiamo dire apertamente. Ripeto, sicuramente ci sono dei materiali che non sono spendibili dal punto di vista processuale, perché è stato riscontrato che non sono reali, diciamo, ma ci sono altri documenti che sono incontrovertibili. Uno su tutti, penso al papello e contropapello firmato dal padre Don Vito, che quello è stato riconosciuto con perizia che si tratta della scrittura del padre, che si tratta di carta risalente all'epoca. Quindi diciamo che gli elementi validi ci sono su Massimo Ciancimino. Ripeto, la linea forse più giusta è quella, appunto, della Procura di Palermo, che dice Massimo Ciancimino è attendibile nella misura in cui quello che lui dice è riscontrabile. Certamente. Poi ci sono anche altre parti che magari non sono riscontrabili e quindi non possono finire in un processo. Non si può prendere tutto quanto per oro colato, ecco, forse certo. Questo possiamo essere d'accordo. No, ma questo è vero. E secondo me, insomma, la parte avversa è proprio questa: prende questa parte qui che non è riscontrabile, e qui quindi allora dicono che è un patacaro. Però ascoltiamo e vediamo come vanno tutti i processi per sapere esattamente tutte le cose. Volevo approfittare per dire che Antonella è rientrata in linea con credo noi. Credo che si sia riuscita a tornare, Rosario. Sì, beh, si spera. Purtroppo stasera non so per quale motivo c'è qualche piccolo rallentamento. Comunque, credo di aver intuito quale fosse
l'argomento della vostra conversazione. Probabilmente Aaron si rifaceva al tuo articolo Ciancimino Junior, l'arresto di Rina, la fase B della trattativa. Anche, ma era un po' più complesso il discorso, partendo anche dal fatto del che Massimo Ciancimino è una figura chiaramente controversa. Perché ci sono alcuni che lo indicano come un patacaro, lo indicano come non credibile. Io credo che Massimo Ciancimino ha detto tante cose vere. Credo che molte, appunto, come dicevo a Rosario poco fa, ci sono anche documenti che sono stati periziati e che sono stati ritenuti reali. Questi sono documenti comunque che raccontano un pezzo di storia e che comunque vanno letti in una determinata maniera e che sono incontrovertibili. Un altro pezzo di storia ce lo raccontano altri soggetti che sulle dichiarazioni di Massimo Ciancimino hanno raccontato un altro pezzo di storia, e quindi ecco che gli elementi di riscontro a Massimo Ciancimino stesso vengono forniti anche da dichiarazioni di questi smemorati di Stato che poi dopo vengono a riacquisire la memoria con oltre 20 anni di distanza. Detto questo, aspettiamo anche di vedere quali sono gli esiti degli altri processi, perché comunque, per esempio, se si è alzato un polverone, per farvi un esempio di recente concreto, si è alzato un polverone sul fatto che Massimo Ciancimino avrebbe riconosciuto, l'avrebbe indicato in Ugo Zampetti, che è un portavoce segretario del Quirinale attuale anche, come il signor Franco. Il dato falso è semplicemente questo, che non ha mai dato con segno di assoluta certezza nei verbali, non è mai scritto che in assoluta certezza lui dice che quello soggetto è il signor Franco. Viene scritto in un verbale riassuntivo, ma non in quello integrale, e ecco che la stampa, la solita stampa, ha creato un polverone. Questo è per smontare le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, che in quel momento stava deponendo al tribunale pubblica di Palermo al processo di trattativa Stato-mafia. Quando ci sono queste cose, io sono portato a pensare che probabilmente il soggetto, le rivelazioni che fa quel soggetto, fanno paura al punto che si devono creare a volte dei casi che sono anche inesistenti. Il fatto del, il fatto dei riscontri credo che valga per ogni testimonianza, chiunque la faccia, ma sì, in particolare per loro. Voglio dire, anche chi si dissocia può raccontare un sacco di frottole, può essere strategico il dissociarsi quando vengono catturati, e quindi in quel caso va fatto naturalmente un riscontro. Cioè, i riscontri che... vale per i collaboratori di giustizia, vale per i testimoni di giustizia, vale per qualsiasi tipo di processo. Io credo che questo sia un... il nostro ordinamento giuridico da questo punto di vista è assolutamente garantista dei diritti delle persone che vengono accusate. Diciamo che non si arriva mai, una prova non diventa forte se c'è solamente uno che la dice e basta. Ecco, la parola non fa prova. Ma il riscontro serve anche per vedere se questo, se chi parla è dissociato, dice la verità. Sì, attenzione che il dissociato non esiste di fatto, il collaboratore di giustizia è quello che ha i riscontri, il dissociato uno prende atto, ma di fatto non è una figura che è prevista nell'ordinamento giudiziario, la figura del dissociato per quanto riguarda la mafia. Per quanto riguarda il terrorismo è stato così, le Brigate Rosse penso ad esempio. Abbiamo dei problemi di collegamento questa sera con Bari. Abbiamo Tom? No, non ha. Allora non ci sta più. No, c'è, siete voi che state arrivando male. Scusatemi, Bari. Siete voi che state arrivando male. Malissimo. Non so più. Mentre non arrivate. Mentre arrivate bene adesso, poi a un certo punto arrivate a scatti. Saturi. Andate avanti, provate un attimo.
Ecco, Aaron, mi senti ancora? Sì, sì. Ecco. Ti chiedevo, quindi alla fine secondo te qual è il contributo che ha dato la deposizione di Massimo Ciancimino? In questo momento per me è un contributo buono, lineare, contestuale a quello che è il processo, a quello che è stato fin qui anche riportato e dimostrato. Nelle prossime udienze vedremo anche i documenti. Credo che da un punto di vista di logica, di conseguenza anche logica, i fatti che vengono raccontati sono quantomeno plausibili da un punto di vista storico e anche dimostrati anche dal punto di vista pratico. Io penso alle dichiarazioni fatte sul tentativo da parte del padre, per esempio, di incontrare Violante, cioè questo è stato riscontrato, Violante stesso lo racconta, addirittura nelle agende di Mori è scritto questo, cioè ci sono dei fatti, dei pezzi di storia che sono incontrovertibili. Poi dopo possiamo probabilmente discutere o cercare di capire, e probabilmente questa cosa fino a quando non verrà fatto il nome, se verrà mai fatto, o se in aula ha detto che lui non ha mai saputo il nome del signor Franco, di questo misterioso uomo dei servizi segreti che bazzicava gli ambienti mafiosi ma anche quelli istituzionali alti. Ecco che ci saranno dei pezzi, abbiamo purtroppo dei pezzi che comunque ancora oggi mancano per portare a un livello successivo ulteriore probabilmente le inchieste, bisognerebbe avere anche questi nomi. È anche un dato di fatto che tutte le volte che è stato fatto un mezzo nome o ipotizzato una mezza cosa, subito c'è qualcuno che è stato pronto a querelare lo stesso Ciancimino. Ripeto, ci sono dei processi in corso, bisogna vedere come andranno. Bisogna avere la pazienza di attendere i risvolti, insomma, di questi processi. Bene, 22:50 passeremmo ad una rapida lettura di 2000, visto che purtroppo c'è la mafia news nella cronaca, abbiamo il PM Nino Di Matteo e cittadino onorario di Milano, come appunto anticipato in apertura. Ancora Antonella, scusa, stai arrivando malissimo. Pronto, Antonella, se mi segui arrivi malissimo. Sì, lo so, ma io non so cosa fare. Lo so. No, perché non si capisce niente quello che stai dicendo. Prova a parlare più lentamente, Antonella. Sì, ma temo così, che il problema sia di un'altra natura. Sì, lo so, non c'entra. È perfetto così. Va bene, allora andiamo avanti. Nella sezione terzo millennio, guerre, avanzata USA-NATO a est e sud, di Manlio Di Nucci. Ambiente, Paraguay, allarme pesticidi, servono regole per prodotti a rischio. Questo è un articolo che vi consiglio di approfondire, perché il problema dei pesticidi riguarda anche la nostra nazione, e sarà il caso di fare una puntata ad hoc per questo. Ancora dall'estero, duplice omicidio di stampo mafioso, forse sicari uruguayani. Nella sezione opinioni politica, Nicola Gratteri, non stiamo affatto vincendo la guerra all'Ndrangheta, un'intervista di Lidia Baratta al procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Società, Mancini ci lascia la verità di un impegno costante, intervista a Nello Trocchia di Marco Mastrandrea. Capaci bis, che vogliono quei due avvocati, di Stefania Limiti. Dunque, nella sezione di La Tua, io non mi arrendo, sul piccolo schermo la storia del poliziotto Roberto Mancini. Senti, sempre nella sezione di La Tua, tra la Via Emilia ed il West, il nuovo dossier sulle mafie in Emilia-Romagna.
questa ulteriore dimostrazione di quanto le zone grigie, le zone sono quelle più importanti. Correggimi se sbaglio, Aaron, ormai il piano di azione di Cosa Nostra, 'Ndrangheta, del sistema integrato, insomma, si è completamente stato. Siamo più sono economici realmente. Di fatto sì, diciamo che se l'Italia tutta intera si è mafizzata, se vogliamo far passare questo termine. Ci sono inchieste di antimafia, di mafia in Piemonte, in Lombardia, locali di 'Ndrangheta in Piemonte e Lombardia, locali di 'Ndrangheta e interessi criminali in Emilia Romagna, in Veneto. Abbiamo visto nei mesi scorsi tutto quello che c'era attorno a Mafia Capitale. Ora magicamente è iniziato il processo, non se ne parla più, forse perché si sta entrando in campagna elettorale, mi chiedo io, a Roma come in altre città, e quindi conviene non parlare di quel processo, che magari potrebbe svelare qualche nome di personaggio importante che magari è vicino a qualche politico che si candida. Questo lo ipotizzo, non è improbabile, non c'è delle certezze, sto solamente ipotizzando delle è semplicemente singolare che di fronte allo scandalo iniziale oggi si sia in un assoluto e totale sostanziale silenzio da parte dei media rispetto a quel processo lì, che è altrettanto importante, così come quello Emilia che è appena iniziato in Calabria, così come sono stati in passato importanti Minotauro in Piemonte o in Lombardia quelli nei confronti dei locali di 'Ndrangheta presenti nel territorio lombardo. Sicuramente sì, come dicevi, le mafie hanno una penetrazione economica affaristica in tutte quante le regioni. Credo che non ci sia una regione che possa dirsi concretamente e effettivamente immune. Sì, infatti. Ancora vorrei segnalarvi un articolo, un articolo che sicuramente è nato dal cuore di questo ragazzo, il grande processo di mafia, riflessioni di uno studente, di Jamil El Sadi. Non so se l'ho pronunciato bene, spero di sì. Insomma, questo ragazzo, che ritengo sia anche abbastanza giovane, ha voluto ricordare l'inizio del maxi processo, il più grande processo della storia, che ha visto condannare un numero elevatissimo di capi mafia, per cui è passato alla storia per questo. Ed è davvero bello leggere e rendersi conto di come un ragazzo che ai tempi dei fatti ancora nato era comunque sufficientemente piccolo da non poter ricordare nel dettaglio, ma ricorda sicuramente la sensazione. Ed è un articolo, ecco, una serie di emozioni, di sensazioni che questo ragazzo ha voluto scrivere, e che Antimafia 2000 ha pubblicato nella sezione di La Tua, il grande processo, nella sezione Parla. Leggetelo, perché davvero è stupefacente vedere quanta passione un ragazzo così giovane, che ripeto, probabilmente neanche c'era all'epoca dei fatti, o era comunque molto piccolo, quanta emozione, quanta passione questo ragazzo riesca a trasmettere. Il grande processo e la mafia. Poi ancora più in basso, nella sezione degli appuntamenti, libri, pagine di legalità, conoscere le mafie, Monza Brianza, 18 febbraio, città di Muggiò, e Libera presentano pagine di legalità, giovedì 18 febbraio, espansione di memoria 3.0, 13, 20 e 27 febbraio, strumenti e chiavi di lettura per una testimonianza di civile, ciclo di tre incontri a Casa Cervi, sabato 13, 20 e 27 febbraio 2016 dalle ore 10 alle ore 17. Ancora nella sezione 20, ossa e l'invasione degli scarafaggi, Catania, 18 e 19 febbraio. Poi ancora di seguito,
alternativa sezione dedicata alle alternativa e Pan TV, ha degli interventi molto interessanti di Giulietto Chiesa. Il suo punto di vista è espresso sia nei confronti dell'incontro avvenuto tra il Papa e il Patriarca, e vi chiedo scusa un istante, purtroppo la pagina non scorre, quindi eccolo qui: Patriarca a Papa, incontro storico e asimmetrico, di Giulietto Chiesa. I media italiani disonesti come al solito. Pandora TV speciale di Giulietto Chiesa. Bergoglio è in Manapolitano e l'utero in affitto. Intervista a Giulietto Chiesa a cura di Lucia Bigozzi. Io purtroppo devo chiedervi scusa, ma questa sera davvero non riesco a leggere null'altro, per cui passerei la linea a Massimo Bonella per eventuali ultimi aggiornamenti. A te, Massimo. Sì, io vorrei appunto evidenziare subito quella che è stata la notizia in primo piano, che la troviamo su antimafia2000.com. Il PM Nino Di Matteo è cittadino onorario di Milano. La seduta consiliare di lunedì 15 febbraio si è chiusa col miglior esito da noi auspicato e atteso da parecchi mesi, dopo una prima approvazione all'unanimità da parte della Commissione Antimafia del Comune di Milano il 18 luglio scorso, poco prima delle 19.30. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato con il voto unanime dei 32 presenti la delibera numero 227 per il conferimento della cittadinanza d'onore al magistrato Nino Di Matteo. Dunque, una proposta nata dall'iniziativa di alcuni cittadini con la partecipazione di Agende Rosse di Milano attraverso una lettera appello sottoscritta materialmente da 393 persone e consegnata a brevi mano il 21 aprile 2015. Una raccolta di firme non virtuale, con click, ma fatta cittadini che, consapevoli del fatto che l'isolamento e la delegittimazione sono nemici più insidiosi di chi in nome dello Stato lotta contro il crimine organizzato, hanno sentito la necessità di un segnale istituzionale forte e inequivocabile, che fosse allo stesso tempo una precisa, ineludibile scelta di campo e un gesto concreto di solidarietà e apprezzamento. Dunque, naturalmente è un cammino, poi prosegue l'articolo, dice che il cammino per arrivare a questo grande risultato non è stato né breve né facile, ecco, e i promotori lo sanno bene. Dunque c'è questa notizia che noi, come dire, la mettiamo in primo piano. Adesso verrà pubblicata anche sulla nostra testata qui di Venezia, pnetoggitv.net. dopodiché guardo se ci sono delle notizie dell'ultimo minuto degne di essere poste in rilievo. Non c'è nulla di particolare, quindi a questo punto non mi resta che ridarvi la linea. Vediamo se anche di qui avessi su questo canale dunque, no, ricordiamo, ecco, l'aggiornamento delle notizie sulla forte esplosione ad Ankara in Turchia, che i morti sono saliti a 28. E alle 23.01 è tutto da Venezia, dalla redazione Pineta Oggi TV. Sempre se non ci sono domande, restituisco la linea a Bari. Grazie Massimo. Bene, allora a questo punto salutiamo il nostro ospite, salutiamo Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000. Grazie sempre Aaron per la tua disponibilità. Non vieni mai meno, davvero, sei la nostra garanzia. Grazie a voi. Grazie Aaron e buon lavoro a te e a tutta la redazione, naturalmente. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net. Grazie Massimo per le tue informazioni. E ringraziamo Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, stasera c'è stato un po' di problemi, può capitare Antonella. Pazienza. Ci bene, sta. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì prossimo alle 18.30 per il primo appuntamento con Spazio Aperto e alle 22 con Osservatorio Antimafia, sempre qui su Radio Saiuz. Buonanotte a tutti da Antonella Entrenò e da Ugo Lombardi. A mercoledì prossimo. Arrivederci a tutti quanti. Arrivederci.